sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, scusate, e farò il video sul refill e sulla manicure. Qui andrò a levare praticamente tutta la ricostruzione. Qui, come potete vedere, già mi è partita l'unghia proprio a metà. Dopo qua, vabbè, l'ho staccata io con la bocca, vabbè. E è proprio ora di rifarle proprio, vedete, proprio la ricrescita, cioè ce n'ho veramente tanta, vedete. Però non vado ad usare la fresa, ve lo volevo far vedere con la fresa, ma ho visto che mi mancano i scovolini, li ho finiti e quindi bisogna che li ricompro. E quindi andrò di lima, anche se ci metterò di più, però pazienza. Il cavalletto finalmente, che apro una piccola parentesi, ragazzi, me l'ha visto, l'ha guardato e meno male che ce l'ha fatta sistemarmelo, almeno non devo spendere manco i soldi per il cavalletto, quindi mi è andata bene. E niente, cominciamo subito. Vi faccio vedere come faccio il refill. Vi ripeto, volevo far vedere come faccio con la fresa, ma non ce l'ho. Cioè, nel senso, ce l'ho la fresa, ma ho finito i scovolini, quindi non posso fare niente. Però userò la lima, quello. Niente, allora cominciamo subito. Accendo l'aspiratore e cominciamo ad alimare le unghie. Io non le volevo levare, ovviamente, quando si fa il refill, la parte sopra via, senza che rifai l'allungamento, eccetera. Però ho le tip, quindi mi si stanno spaccando tutte, quindi non mi pare il caso, quindi rifarò tutto da capo. Ok, cominciamo subito.
questa ricostruzione, come potete vedere. Queste qui mi mancano sempre lunghe, però va bene. Per adesso lascio le mie, poi per là, se ci avrò voglia, me ne farò un'altra ricostruzione. Poi su queste due metterò le tip, però adesso non ve sto a far vedere. Adesso dopo il refill ho fatto solo tre unghie, perché comunque dopo tutta una mano, dopo mi pareva troppo lungo il video, vi annoiate pure, insomma, vi annoiavate. E quindi ho fatto soltanto su tre unghie, insomma, vi ho fatto vedere il refill con la lima. E adesso la manicure. Allora, come prima cosa, adesso che ce n'ho tantissime, inizio a spingere le cuticole con lo spingi cuticole e poi le andrò a levare con questo qua. Io c'ho anche il taglio cuticole, quello a tipo a pinzetta che fate così, no? Soltanto quello lo uso apposta per le clienti, quindi questo lo uso per me. Allora, adesso vado a spingere le cuticole e poi le andrò a levare con questo. Quindi questo è il primo passaggio della manicure, di come la faccio io. Iniziamo subito. Allora, dopo aver fatto le cuticole, prendiamo una lima di grana leggera e andiamo a dare una forma all'unghia e a limarle. Adesso io ce l'ho quadrate, ma siccome me le vuoi lasciare libere, me le faccio a mandorla, perché quadrate vedo che mi si spezzano i laterali, è un casino. La mandorla è meglio, quindi mi faccio una mandorlina.
Quindi sono pronte, insomma. Penso che, siccome queste belle lunghette, penso che metterò le tip qui, una, due, tre, le faccio lunghe più o meno come questa. Cosa c'ho qua? Ah, no, niente. Perché sono più corti, non me le voglio accorciare tutte. Me metto solo le tip qui, ma solo con la colla, senza ricostruzione, niente. Ok, dopo aver limato le unghie, come avete visto, l'ho limate, gli ho dato la forma, poi ho passato ovviamente il buffer. Questo qui è per levare un po' le righette della lima. E quest'altro buffer per levigare le unghie, fatecelo proprio lisce, lisce, lisce. Poi, dopo aver fatto questo, aver limato e tutto, andiamo ad utilizzare questo qui. Io uso questo che è Mani Unghie con Cheratina Vitamina E. Mani più morbide, unghie più resistenti, idrata 24 ore. Io questa qui la adopero sempre quando faccio. Perché una volta a settimana faccio la manicure. Però adesso, oltre al refill, vi ho fatto vedere anche la manicure dopo il refill e quindi faccio lo stesso procedimento della manicure semplice che faccio io di solito sempre. Scusate. Apriamo il barattolino e andiamo a mettere una goccina su tutte le unghie, tranne su queste tre, perché dopo ci devo andare a applicare praticamente la tip, quindi è inutile che la vada a mettere. Quindi la vado a mettere entro l'anulare e entro il pollice, però voi ovviamente la mettete su tutte le unghie. E andiamo a massaggiare praticamente con il dito. E in più la mettiamo anche nella mano la crema, così facciamo sia unghie che mani, insomma, ecco. Così, vedete, basta. Ecco qua, dopo aver fatto questo io vado ad utilizzare l'olio cuticole, questo qui Opi a penna, lo vado ad applicare sulle cuticole e poi vado ad massaggiare. Aver messo la crema sulle mani, sulle unghie, scusate la telecamera che traballa, ecco. Io poi andrò ad utilizzare questo smaltino trasparente, che questo rinforza le unghie, anche antigiallo, che l'ho preso dall'Essence, se non erro, e mi è piaciuto veramente tanto. Infatti vedete, proprio finito, mi è piaciuto veramente tanto, è resistente moltissimo, fa indurire le unghie, eccetera eccetera. Mi piace tantissimo questo, solo che adesso non lo vado ad applicare perché adesso ho da fare, quindi non andrebbe via tutto lo smalto, proprio tardi me lo metterò. Quindi, come ultima cosa, mettete uno smalto, insomma, che non so, per proteggere l'unghia, per farla indurire, insomma, per fatto per dopo la ricostruzione. No, è normale, le unghie sono anche un po' deboli, eccetera, eccetera. Quindi lo rinforzate con uno smalto. Allora, le unghie sono pronte. Questo è il risultato. Vedete, il gel non rovina le unghie, come io dico sempre, se la ricostruzione è il refill viene fatto adeguatamente. Io adesso qui andrò a applicare su queste tre una tip, ecco, perlomeno per farla paro paro a questa. Questa va bene, la metto, che alla fine non è che cortina. E così poi sai che comincerò a fare anche video di nail art sulle mie unghie. Adesso vediamo se non mi prende lo schizzo di fare un'altra ricostruzione, ma penso di no. E niente, questo qui è il risultato finale. Io spero che questo video di refill e manicure dopo la ricostruzione vi sia piaciuto. Se è stato così, spolliciate questo video, mi raccomando. Sotto i commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se voi utilizzate lo stesso metodo mio o alcune di voi che fa la manicure oppure un altro metodo. Mi piacerebbe sapere i vostri nuovi metodi, insomma, che usate, quelli che fate, insomma. E niente, io vi lascio un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao! We'll be right back.